La cosa più straordinaria del turismo è che ci rende schizofrenici, perché rende schizofrenica anche la società nel suo complesso, perché rende non funziona. No, questo non è un non funziona. È un registratore. Il registratore che il mom ha portato. Perché è un questo? Della piana. Perché, vedete, è l'unica attività sociale che è praticata da tutti, tutti noi siamo turisti, una o l'altra, e è praticata da tutti noi che tutti noi disprezziamo i turisti. Noi siamo turisti che disprezziamo i turisti. Questo è lo straordinario di questa cosa. Cioè, perché cosa vuol dire? Che quando siamo turisti non ci vediamo come quando siamo residenti, e quando siamo residenti disprezziamo i turisti che sono gli altri e che noi saremo domani mattina o dopodomani. Quindi io vorrei intanto eliminare un pochino di superficialità nella critica al turismo, perché una parte di questa critica viene fatta in nome della distinzione fra viaggiatore e turista. Che bello il tempo in cui c'erano i viaggiatori, che rovina adesso che ci sono i turisti. E senza rendersi conto, uno, che un viaggiatore è semplicemente un turista che nega di esserlo. Secondo, che questa cosa del viaggiatore e del turista è un atteggiamento di disprezzo di classe, nel senso che la stessa parola turista è nata per disprezzare quei borghesi che imitavano il tour degli aristocratici. Quindi nell'Ottocento hanno inventato che i grandi borghesi, i Rothschild, i banchieri, eccetera, si sono messi a imitare il grand tour degli aristocratici del 600 e del 700 e vengono chiamati subito turisti. Questo è un meccanismo generale che le classi inferiori di solito inseguono le pratiche delle classi superiori per emularle, che è un inseguimento senza fine, come l'Achille e la tartaruga, perché nel momento in cui lo raggiungono, la pratica viene svalutata e svilita e non è più quella che loro volevano. Pensate per esempio al concetto di... una volta era il concetto di villeggiatura, quando erano solo i nobili, no? La villeggiatura col dono, eccetera. Poi è diventata la vacanza, perché erano i borghesi. Poi sono diventate le ferie. Cioè, una robaccia. La macchina, quando era per i ricchi, era la berlina, cioè una carrozza. Poi è diventata l'utilitaria. Cioè, vedete, nello stesso caso, così. Allora, infatti, se voi guardate, il disprezzo del viaggiatore verso il turista non dipende dal numero dei turisti. Perché, per esempio, la prima volta viene usata la metafora del gregge dei turisti, della mandria dei turisti, viene usata nel 1870, quando i turisti erano quattro gatti, da Gobineau, che peraltro era il teorico del razzismo. Quindi, e poi naturalmente che succede? Succede che gli aristocratici disprezzano i grandi borghesi. I grandi borghesi poi dicono, ah, ma quando viaggiavamo solo noi, perché nel 1850 nascono le agenzie di viaggio, i viaggi organizzati, e questi sono i medio borghesi, cominciano a viaggiare anche gli avvocati, i medici, cioè, i notai, e allora via. Poi tra il 1850 e il 1900 gli impiegati pubblici cominciano ad avere le ferie pagate in Francia e in Germania e quindi cominciano a viaggiare pure loro. Allora, che schifo. Poi immaginate nel 1936 quando arrivano gli operai, non se ne può proprio più. Allora, quindi, cioè, chiaramente è disprezzo di classe, quindi bisogna stare sempre attenti a questa critica del turismo che inconsciamente è quanto era bello quando eravamo noi sposati e per poter viaggiare. Sempre con l'idea che nel tempo antico noi saremmo stati sempre gli aristocratici, patrizi, eccetera, e mai plebei. Secondo, l'altra precauzione che bisogna prendere è quali è l'alternativa. Cioè, cosa deve fare la gente nel proprio tempo libero? Stare a casa, fare la calzetta, fare le parole crociate, oppure aboliamo il tempo libero, semplicemente, facciamo prima. Allora, quale alternativa è? Oppure forse in questo insomma,
Io vedevo un atteggiamento un po' contrario, io sono commosso, devo dire la verità, quando una persona che guadagna 1.500-1.600 euro al mese risparmia tutto l'anno per portare la famiglia e i figli di 8 anni a fare 9 ore di coda per vedere la Gioconda così da lontano, eccetera. Guardate, c'è una fiducia nella possibilità di miglioramento dell'umanità che non va sottovalutata. Quindi, detto tutto questo, è per sgombrare il campo dall'atteggiamento supponente che pone un problema vero di democrazia. Allora il turismo andava bene ma lo facevano pochi, ecco, sostanzialmente, questo è il concetto. Quindi ripone anche un nostro rapporto con la democrazia, perché non è mica da scherzi questa cosa. Dovrebbero essere, quando dice no, che allora mettiamo una cosa a pagamento, cioè quelli che possono permetterselo pagano, entrano, e quelli che non possono permetterselo non pagano, non entrano. Questa sarebbe la soluzione. Detto questo, è il primo coso anticonformista che io vorrei mettere di fronte al discorso ovvio e banale che c'è sempre sul turismo, in cui i turisti sono sostanzialmente i carabinieri delle barzellette, poi detto volgarmente, insomma. Perché sono sempre fuori posto, perché sono sempre, non sanno mai le usanze del luogo, perché insomma, perché sono fuori posto. L'altra cosa che vorrei dire è che mi scuso, ma io ho sempre queste reazioni un po' di insofferenza, è che io non ho scatole piene della lagnosità italiana. Gli italiani sono un popolo lagnosi, non stanno bene niente. Quando io gli chiede a un americano come va, lui dice sto benissimo, fantastico. Provate a chiedere a un italiano come va, potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio, così. Cioè, è tremendo. Allora, vogliamo dirci una cosa, che l'Italia è un paese sottosviluppato turisticamente. Questa è la prima realtà di fatto, e io vi posso dare le cifre, perché l'unica cifra che conta è il numero di turisti annui rispetto alla popolazione, quanti turisti arrivano per ogni abitante. Allora, in Italia? Rispetto agli altri paesi, sì. Allora, l'Italia, che ha 60 milioni di abitanti, accoglie 50 milioni di turisti, quindi sono lo 0,84%, cioè 0,84 turisti per ogni abitante. Il Portogallo, per esempio, ne ha 0,97. La Francia ne ha 1,27, cioè il 50% in più. La Spagna ne ha 1,46. La Grecia ha 2,2 turisti per ogni abitante. La Croazia ha 2,7 turisti per ogni abitante. L'Austria 2,9 turisti per ogni abitante, cioè il triplo dell'Italia. Ah, io non ho mai sentito gli austriaci lamentarsi. Il territorio non è molto grande. Non è molto grande. Questa è la fotografia. La dinamica è ancora peggio, nel senso che non l'ho preso, non mi dite che non ho preso questa cosa. Questi dati. Vabbè, insomma, quello che volevo dire è che in Italia il turismo è cresciuto pochissimo. Ecco qui. È cresciuto del 5-10% negli ultimi 5 anni, mentre in altri paesi è cresciuto, per esempio in Grecia è cresciuto del 25%, in Spagna è cresciuto del 15%, in Portogallo è cresciuto in Messico è cresciuto del 27%, in tutte. Se poi uno va a guardare poi le singole città, non so, Roma che ha molti più monumenti di Parigi, diciamo, ha un terzo dei turisti che ci arrivano e ha meno turisti di Istanbul, per esempio. Allora, pertanto per mettere le cose a posto. Quindi noi abbiamo questa sensazione di essere un paese invaso dai turisti, dall'orda, dal gregge, dalle mamme dei turisti, e in realtà siamo molto meno turisti e ricaviamo molto meno soldi dal turismo degli altri paesi. Questo dovrebbe dirci qualcosa. Allora, la cosa che ci dice è un paio. Uno,
che il turismo, essendo un'industria, è un settore capitalistico. È un settore capitalistico che richiede una struttura capitalistica avanzata. Ora, in Italia il problema è che noi non abbiamo una struttura capitalistica avanzata in nessun settore, e quindi perché mai dovremmo avere una struttura capitalistica avanzata nel turismo? Siamo un paese disorganizzato, approssimativo, individualistico, basato sull'economia nera, sul lavoro in nero, sul sommerso. La grande risposta è il bed and breakfast selvaggio, l'Airbnb, queste cose. Però non l'abbiamo strutturato, per esempio, appunto, tant'è vero che, non so, a Roma, perché poi i problemi sono anche che da noi i turisti si fermano poco, a Firenze si fermano quanto a Roma, 2 giorni e mezzo in media, a Parigi e a Londra si fermano 7 giorni, e soprattutto quello che è un grave problema è che da noi, Firenze e Roma, i turisti ci vengono una volta e non tornano mai più, o tranne gli inglesi che si comprano la casa del Chiantishire, invece in altre capitali ci tornano perché gli piace. Allora, quindi voglio dire, c'è un problema di organizzazione. Terzo problema è che l'Italia è un paese fermo e in stasi economica dal 1991, cioè da quando è finita la guerra fredda. Fino a che c'è stata la guerra fredda, l'Italia e il Giappone hanno avuto 2 evoluzioni parallele, nel senso hanno tutte e 2 perso la guerra, sono tutte e 2 entrate come sudditi dell'impero americano, sono gli unici 2 paesi dell'impero americano che sono stati governati dallo stesso partito per tutta la durata della guerra fredda, sono gli unici 2 paesi, sono 2 paesi che hanno avuto un miracolo economico enorme, i giapponesi partivano da più su e quindi sono arrivati più su, ma l'ampiezza del boom è stata uguale. Sono 2 paesi che hanno avuto tutti e 2 un grosso problema di corruzione e di mafia, la Yakuza giapponese, sono soprattutto 2 paesi che appena finita la guerra fredda si sono bloccati, non si sono più mossi di 1 centimetro. Allora, questo perché? Perché non sono stati più strategici, perché prima gli americani e l'Italia consentivano tutto. Veniva data un'immagine positiva del cinema italiano, dopo ne avete più sentito parlare, veniva data un'immagine positiva del design italiano, della moda italiana, l'Italia aveva un debito pubblico enorme, non ne parlava nessuno, non gli fregava niente a nessuno, andava bene perfino un primo ministro mafioso, o un altro camorrista, non interessava niente a nessuno. Adesso ha perso qualunque rilevanza e quindi è un paese fermo, non c'è stato nessun investimento, soprattutto i capitali sono andati via, gli italiani ricchi hanno messo soldi, gli industriali fiorentini eccetera, hanno tutti venduto agli stranieri e hanno messo i soldi a Monaco, preso residenza a Monaco, quindi il paese è fermo. È da questa stasi del paese che nasce il problema del turismo. Nel senso che a questo punto diventa l'unica impresa che dà lavoro, che dà attività, che diventa praticamente il sostituto di tutto quello che non c'è altro. Questa cosa è quella che crea il casino. Tanto è vero che noi, per esempio, possiamo dire che distruggiamo tutto, eccetera, però io sono sicuro che nei borghi dell'Appennino. Dalla Lunigiana fino almeno all'Irpinia, questi borghi, se non ci fosse il turismo, sarebbero tutti diroccati e deserti. Perché chi è che vuole vivere francamente a Serravalle? Ma è un giovane di 20 anni che vuole vivere a Serravalle, io me ne vado a Londra, scusate, me ne vado a Parigi, me ne vado a New York, me ne vado a Berlino, ma che deve essere Serravalle? Allora è chiaro che uno ci sta a Serravalle se questo gli dà dei soldi, se li fa vivere, e il turismo è una cosa che qualcosa dà. Quindi il problema è, dal mio punto di vista, un problema di politica, cioè di governare il turismo. Insomma, se il turismo è il settore più importante dell'economia di questo secolo, il 10% dei posti di lavoro in Italia è dovuto al turismo, in Spagna siamo al 14-15%, è una cosa enorme, che è più di quanto ha mai avuto l'industria automobilistica in tutti i cosi, allora è un problema politico, bisogna governare come si deve governare l'industria siderurgica, come si deve governare le altre industrie, e come tutte le industrie il turismo ha un aspetto negativo e uno positivo sull'economia e uno negativo sull'ambiente.
Come l'industria inquina, perché l'industria inquina, avviene fiumi, avviene aria, procura le malattie, così il turismo svuota. Il turismo, quello è l'effetto che ha il turismo, è di svuotare. È di svuotare, per, lo dicevo prima, per una semplice ragione di matematica di rendita fondiaria. Nel senso che se un metro quadro rende di più adibito ad alloggio turistico o al negozio al servizio dei turisti, scompariranno le case dei ceti medio-bassi perché non si possono più permettere quegli affitti e scompariranno i negozi utili ai cittadini tipo le mercerie, le sartorie, i rammendi, i ciabattini, i cosi delle chiavi, ferramenta. Ma andate a trovare un ferramento a San Gimignano. Naturalmente tutto questo scompare perché l'inquinamento ambientale tale prodotto dal turismo è quello di rendere la città un fondale teatrale e quindi come ogni fondale teatrale la città diventa il set cinematografico teatrale per una serie di eventi, quindi tutti gli amministratori devono continuamente inventare eventi. Allora a Venezia si fa la Biennale, poi il Festival, a Spoleto si fa il Festival di Piemonte, ad Avignone il Festival di Teatro, a Bayreuth il Festival Wagneriano, a Firenze il Festival del Gelato. Io nel libro contro 38.000 sagre alimentari in Italia. E voi vedete perché è questa logica qui. Quindi allora io penso che il turismo è una cosa assolutamente indispensabile in economie che si stanno deindustrializzando. Non la puoi evitare, esattamente come nell'Ottocento le miniere di carbone erano indispensabili nella Ruhr, quella era. Ma va governato e quindi soprattutto vanno creati settori economici alternativi, cioè se in Italia non ci sono start-up informatiche, se in Italia non ci sono imprese tecnologiche, se in Italia non si affrontano i problemi della competizione internazionale nel mondo del globalizzato, poi possiamo lamentarci del fatto che signora mia, i veneziani in questo sono principi, cioè loro vorrebbero 5.000 turisti, ognuno che spende 4 milioni di dollari per ciascuno, che vivono tutti al Daniele e alla Risbar, ma invece non sanno cosa che invece i grandi capitalisti americani sanno, che il grande denaro si fa con i centesimi guadagnati su ketchup e sui McDonald's, e che quindi che il turismo, allora per rispondere, il turismo è una cosa che muove una quantità di cash spaventosa, è un enorme bancomat per tutte le istituzioni finanziarie, perché al turismo si paga cash. Voi, per esempio in Italia ancora non si fa, ma nei paesi anglosassoni dove io ho vissuto per parecchio tempo è normalissimo comprarsi le vacanze a rate. Cioè uno va in banca, chiede un prestito e col prestito va in vacanza e poi lo restituisce in un anno, in due anni, una cosa del genere. Quindi è un settore finanziario vero e proprio in questo senso. Quindi io penso che quando uno affronta il problema del turismo in città come le nostre, come Roma, come Firenze, come tutte, naturalmente più piccola la città più il problema si presenta prima. Però per esempio già Parigi, il Marais, il quartiere latino sono quartieri svuotati e distrutti. Già io torno adesso da Manhattan e Manhattan mostra i segni di una turistizzazione avanzata che 10 anni fa non vedevo. Quindi lo stesso avviene nella parte centrale di Londra. Quindi dicevo prima a loro che per esempio le cifre possono essere fraintese. Per esempio Firenze ha 2,6 milioni di arrivi di turisti l'anno, che perché si fa un gran casino in Italia con i pernottamenti e le presenze. Le presenze sono le presenze di giornaliere, quindi 4 pernottamenti fanno 4 presenze, invece non sono gli arrivi sono la singola persona che arriva. Quindi quando i veneziani dicono che hanno 33 milioni di presenze, stanno dicendo una grande, perché gli arrivi sono 8 milioni in tutta la laguna e sono 4,6 nella città d'arte.
Quindi a Venezia arrivano 4,2 milioni di turisti, no 33 milioni. A Firenze ne arrivano 2,6, a Roma ne arrivano 7,6. Il problema è che uno deve comparare questi turisti al numero degli abitanti. Io, e qui dico la grande dannosità italiana, perché per esempio Carcassonne, che nessuno se la fila, ha 47.000 abitanti e 2 milioni di turisti l'anno. Mentre il centro di Firenze, Firenze ha 370.000 abitanti, però considerando solo il centro, ne ha 70.000, quindi 2 milioni e 6 su 70.000 stanno lì con 2 milioni su 45.000. E nessuno si lamenta a Bruges, a Carcassonne, cioè lo sanno, è la loro industria, ci vivono con quella. Allora, questo è vero anche a Roma, per esempio, dovremmo dire di peggio, perché il centro della città, cioè Roma dentro le mura, è passato da 370.000 abitanti all'inizio degli anni 60 a 200.000 all'inizio degli anni 90 a 110.000 all'inizio alla fine del primo decennio fino a 80.000 oggi. Quindi da 370 a 80.000, un quarto. Allora, 7 milioni di turisti su 80.000 residenti al centro, insomma, ce la caviamo anche noi, mica male. Ecco, quindi quello che voglio dire, se quando uno affronta questi turisti, questo problema del turismo, si deve affrontare un problema così epocale, così enorme, così immenso, e che ha cause così profonde nella deindustrializzazione, nel riciclaggio, per esempio, appunto, se poi la smetto di blaterare. Voi sapete che la grande rivoluzione dei trasporti che ha permesso davvero la globalizzazione è quella dei container, cioè perché il trasporto marittimo delle merci aveva il 75% dei costi nelle operazioni di carico e scarico nei porti prima dei container, perché per varie ragioni. Una volta fatti i container è diventato conveniente far produrre le merci in Asia perché il trasporto marittimo costava poco. Allora, il problema è che però le navi portacontainer hanno bisogno ognuno di un parcheggio di 20 ettari. Questo vuol dire che se arrivano 3 navi portacontainer al giorno, le 60 ettari sono di parcheggio. Quindi non si può fare in città. Quindi, cosa significa? La rivoluzione dei container ha significato che per la prima volta nella storia tu hai grandi città marittime che non hanno più porto. E per la prima volta nella storia hai porti che non hanno città. Per esempio il più grande porto italiano di container è Gioia Tauro, non è né Genova né Napoli né niente. Quindi che succede? Che tutte le città portuali del mondo si sono trovate nel problema di che cazzo ci facciamo con i porti. Genova, tutto. E che cosa ci facciamo? Un'attrattiva turistica. Oh. Vedete qual è il problema? Cioè non è che perché tutte, nessuna esclusa in nessun posto del mondo sono riusciti a trovare un'altra soluzione. Cioè, ci sarà pure una ragione, quindi voglio dire, è un problema talmente grosso che di solito la critica viene fatta con una certa sorta di lagnosità un po' superficiale. Perché perché per una ragione ulteriore. Che è questa, che non avendo più né voglia, né modo, né possibilità di criticare il capitalismo per le sue caratteristiche, si critica le caratteristiche del capitalismo nel turismo. Cioè si attribuisce al turismo tutte le che sono vere, perché è un prodotto capitalistico, ma le si limita a quello, le si dice, il turismo è consumistico perché tutto il resto invece il turismo è mercificante perché invece il mercato dell'arte normalmente è barzellette. Io nel libro racconto che il mercato dell'arte nel suo insieme muove una cifra superiore al PIL di una cinquantina di nazioni. Al Pilano, una cittadina di nazione, quindi pure alienante, perché invece il capitalismo è tutto bello per me. Cioè, tutte le caratteristiche che sono proprie del capitalismo vengono circoscritte al turismo, è basato sulla speculazione, e perché tutto il resto invece no. Allora si fa un'operazione molto curiosa che di solito veniva conosciuta come sofisma nei antichi greci, cioè che si restringe una valutazione è un settore e poi si dice che quel settore è quella valutazione. E questo non si può